La legge della Comunità Europea del 1 gennaio 2007 ha istituito l'immissione del microchip nel cane per l'identificazione dello stesso e registrazione dell'anagrafe canina a livello regionale e nazionale. Microchip poi viene immesso anche nel gatto e nel furetto per il passaggio di questi animali negli altri paesi europei. Il microchip è contenuto all'interno di una capsula in vetro biocompatibile. È lungo 11 mm e largo 2 mm. Questo mezzo sta all'interno di un ago monouso che viene utilizzato una sola volta per apporre il chip al di sotto della spalla sinistra del cane. Viene immesso tramite quest'ago senza anestesia. Si solleva la cute del cane, lo si infigge all'interno e lo si spinge. Una volta effettuata questa manovra, si verifica se è andata a buon fine l'immissione del microchip tramite un lettore. Nel display del lettore appariranno dei numeri, 15 numeri, e questo numero identificherà il cane. Tramite internet al veterinario sarà possibile risalire al nome del proprietario. Per immettere il microchip bisognerà prima fare un versamento di 8 euro alle poste su un numero di conto corrente intestato alla Regione Lazio, dove la causale sarà l'iscrizione anagrafe canina. Una volta effettuato questo versamento di 8 euro, si va dal veterinario che provvederà a immettere il microchip nel cane e tramite internet, quindi tramite la rete della Regione Lazio, immetterà i dati sia del cane che del proprietario. I vantaggi di avere il cane col microchip, oltre che essere una legge, quindi è una regola che va seguita da tutti i proprietari di cani, è che se il vostro cane si perderà, sarà facile risalire alle generalità del proprietario e quindi ritrovare il cane. Il microchip non emette nessun tipo di onde e non migra all'interno del corpo dell'animale, perché al di sopra della capsula di vetro biocompatibile, vi sono dei microsolchi che permettono l'ancoraggio del microchip a tessuti sottocutanei. Il costo dell'operazione è molto contenuto e non provoca assolutamente nessun fastidio all'animale.